È chiaro che parliamo qui di un'alterità che non è soltanto quella dell'altro psicopatologico, ma parliamo dell'incontro con degli rappresentanti di altri mondi, quindi di altre culture, di altri eh, saper fare e quindi anche di altre modalità di eh, leggere e lavorare con i disturbi che noi chiamiamo di tipo psichico. Quindi seguiamo un po' questo filo per il momento, no? cioè di dove comincia questa eh, provocazione nell'interno delle scienze della psiche che proviene dal contatto con delle alterità che non sono riducibili se non con grandissimo sforzo alle categorie che noi abbiamo nel corso della storia del nostro mondo e delle nostre discipline abbiamo eh, messo a punto. E facendo questo tipo di percorso credo che una prima, eh, un primo capitolo sia eh, riguarda un po' quello che eh, è successo <coughs> fin dall'inizio della fondazione eh, della psichiatria in Europa, quando eh, i fondatori della, della psichiatria delle discipline della psiche si sono trovati a dover eh, integrare nel loro sistema eh, delle alterità mh, forti. Penso per esempio, se vogliamo cominciare da lì, a Krepelin, che eh, appunto, eh, Kreppelin, che eh, come sapete siamo tra l'800 e il Novecento, nel centro della Mitteleuropa, che ha una, una formazione eh, totalmente Mitteleuropea, cioè la sua parte di, eh, psicologica, lui inizia studiando psicologia nei laboratori di Wundt, Lipsia, no? quindi siamo proprio nel centro della, della, della nostra storia, in quale Kreppelin comincia a costruire eh, un sistema nosografico. Il suo problema è quello di costruire categorie eh, nosologiche che permettano di eh, mettere un po' d'ordine in questa massa di espressioni del disturbo psichico che cominciavano a essere contenute in un sistema psichiatrico che era nato da Pinel e poi dagli altri che avevano separato quel tipo di alterità da altri tipi di marginalità. Quindi eh, Krepelin che aveva un fratello, che eh, si chiamava Karl, che era un eh, etnobotanico, era totalmente immerso nell'obbligo eh, di quell'epoca che era quella di costruire classi, classificazioni, perché questa era eh, la base dell'analisi eh, scientifica del, del reale. No? Fare scienza voleva dire anche mettere ordine, classificando. E eh, per un po' lavora con i suoi pazienti e con eh, i pazienti delle strutture dove lui lavorava, poi, però, ha eh, come eh, parallelamente l'inquietudine di suo fratello Carl, che appunto era un etnobotanico, eh, il, il bisogno di confrontare la classificazione che lui stava mettendo a punto con eh, rappresentanti di mondi altri. Il fratello, con. Eh, Flora uh, tropicale, cioè quindi non europea, e Emil Krepelin con uh, persone che soffrivano di uh, disturbi uh, di tipo psichico, ma che appartenevano ad altri mondi. Cioè il problema di fondo di, quella, di quegli uomini, di quegli scienziati, era: uh, noi siamo in grado di fare scienza solo nella misura in cui riusciamo a mettere i piedi nella natura, no? cioè in ciò che è universalmente umano oppure universalmente vegetale. Solo se i nostri sistemi di pensiero, i nostri sistemi di classificazione riescono eh, a reggere la prova con eh, altri modi di essere eh, umani o altri mondi vegetali, allora vuol dire che abbiamo messo eh, i piedi su qualcosa che ha un valore universale che quindi appartiene alla natura e la scienza è eh, per sua vocazione un sistema di conoscenza che eh, mette, svela la natura no? tutta la nostra tradizione dalla Grecia antica e anche prima è per la costruzione di un sistema di conoscenza che sveli la verità della natura allora eh, ci sono molte culture molte eh, modi di eh, conoscere o di eh, eh, lavorare sul, nel mondo materiale, ma eh, il nostro, quello che si riferisce alla scienza, è il solo, il principale in grado di eh, svelare la verità naturale. Quindi Krepelin eh, con questo obiettivo parte da. L'Europa con il fratello vanno a Giava dove esistevano due cose importanti create dai coloni olandesi dell'epoca, da un lato un giardino botanico straordinario, e lì Carl va a fare le sue verifiche, e poi c'era un manicomio, un ospedale psichiatrico dove, sempre fondato dagli olandesi, dove erano ricoverati sia indigeni di Giava sia coloni che eh, lavoravano a Java, di prevalentemente olandesi. Krepelin entra in questa struttura e studia eh, una serie di eh, pazienti, divide i campioni da studiare tra eh, olandesi ricoverati e nativi ricoverati. Confronta i quadri psicopatologici che osserva con quello che aveva definito in Europa e torna a casa e immediatamente pubblica un articolo, eh, Psichiatria comparativa, dove eh, dice i suoi risultati. Con letto oggi questo suo contributo, con un qualche sforzo riesce a far rientrare. Eh, ciò che aveva osservato in alcune delle sue eh, categorie nosografiche, anche se con particolare sforzo per ciò che riguarda la parte, diciamo, depressivo-melanconica, mentre per la parte più di tipo mh, psicotico gli riesce più facile. Ma eh, alla fine registra un fenomeno che eh, quello sì non era in grado lui di eh, inserire in una delle sue classificazioni, cioè c'erano due tipi, due, due forme di disturbo eh, psichico, se vogliamo chiamarlo così, eh, proprio di quella cultura che lui non aveva mai osservato, di cui non aveva mai sentito parlare, che sono il latach e la MOC, avevano dei nomi proprio in lingua locale. Ora, eh, il latah è una, 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 un comportamento soprattutto femminile, eh, caratterizzato da delle crisi di eh, ecolalia, cioè di necessità di ripetere le ultime parole di chi aveva parlato e eh, proferire anche fuori luogo scenità e la MOC era invece una corsa di eh, uomini eh, maturi, di una certa... 30-40 anni, che, eh, o anche prima, eh, che eh, a un certo punto della loro vita, in seguito eh, in genere a delle umiliazioni subite, erano in genere storie di eh, rapporti con donne finiti male, oppure eh, questioni di non essere riconosciuti all'interno del sistema di valori, per esempio della gerarchia nelle famiglie, insomma, vivevano prima un'esperienza di umiliazione che li portava in uno stato che noi oggi potremmo definire depressivo, che veniva rotto eh, improvvisamente da una loro crisi di eh, agitazione furiosa e si mettevano a correre per le via del villaggio e per i sentieri della foresta con un'arma bianca in mano, un, uh, colpendo e cercando di uccidere tutti quelli che incontravano. La cosa era uh, integrata nella cultura, dal punto che nella piazza principale dei villaggi c'era una picca piantata nella una lancia, una picca piantata nella piazza principale che aveva subito dopo la punta un asse traverso per impedire che il corridore di Amok trafitto dalla gente del villaggio non facesse, facesse questa operazione di farsi trapassare dalla picca in modo di mettere le mani su chi la reggeva, perché questo era il furore diciamo, che aveva preso questi umani. E eh, si sapeva che quando partiva questo grido a moc a mock, la gente si rifugiava, si nascondeva e uscivano gli uomini, pigliavano questa picca e cercavano di affrontare questa persona. Ora Kreplin, queste due, che sono i capostipiti di una serie di eh, sindromi, se vogliamo chiamarle così, che eh, sono, entrano nel capitolo dell'etnopsichiatria delle sindromi culturalmente ordinate cioè che si osservano solo in certi gruppi e non in altri. Creplin osservando questi fenomeni dà loro dei nomi comunque, cioè per esempio eh, isteria, per esempio epilessia psicoide, dà dei nomi, cerca di dare dei nomi, ma <coughs> fa fatica perché queste non sono considerate nel, in quei popoli dei disturbi di tipo psichico, no? Né delle malattie, per esempio il corridore di Amok, quando non veniva ucciso, veniva poi, era uscito dalla sua crisi, veniva poi curato e questo, eh, ciò che aveva vissuto veniva interpretato come una possessione da parte di un essere mitologico che stava all'interno del loro sistema culturale. E che eh, era un essere mitologico eh, raccontato nei miti perché eh, era figlio di un re particolarmente crudele e si era ribellato alla, al re suo padre. No? Cioè potrebbe essere, da un certo punto di vista, trasferito in una visione psicodinamica europea, qualcosa che ha a che fare con una storia tipo Edipo. No? Comunque, Kreppelin <coughs> era consapevole che non era così facilmente riducibile questa cosa. No? Quindi si apre, eh, il, in questo primo contatto con un'alterità eh, forte, nella fondazione della psichiatria si aprono delle falle, cioè dei problemi, no? cioè come gestiamo queste alterità irriducibili, no? se non con grandi riduzioni e sforzi. Questo tipo di interesse, di verifica verso eh, del proprio, della fonda, delle, delle fondazioni, dei nostri saperi, con attraverso l'esposizione delle alterità eh, non facilmente riducibili, è proprio anche in Freud, nel senso che eh, Freud eh, costruisce il, il suo sistema. Non viaggia lui, non va molto, si sì, viaggia in, in Europa, in Grecia, in, in, in Roma, ma non, non va in posti molto lontani a visitare e incontrare persone molto diverse, ma fonda comunque attraverso il suo sistema teorico un sistema che con una pretesa di tipo universale, quindi costruisce un'idea dell'umano dotato di un inconscio, costruisce una metapsicologia dove ci sono varie diciamo, agenzie, attori presenti e questo deve essere universalmente umano, perché se lui, se nel suo sistema c'è il dubbio che questo costruzione che lui sta mettendo in piedi non vale per tutti gli umani, allora non è più naturale, allora perde il, il gancio con la biologia, allora non è più scienza, no? non, è più, eh, non fa più parte della scienza di quell'epoca, perché appunto a quell'epoca era scientifico quello che era legato, era oggetto di scienza, quello che faceva parte della natura e quindi la natura umana è la natura umana appunto e basta. Solo che e voi sapete che la fondazione del sistema freudiano eh, poggia sull'Edipo, l'edipo eh, sul mito di Edipo eh, letto in una chiave molto particolare, e eh, rispetto al quale Freud subito eh, avanza eh, l'ipotesi che poi per lui è una certezza, che tutti gli umani, per diventare umani a parte intera, Devono passare sotto le forche caudine dell'Edipo. L'Edipo è un passaggio obbligatoriamente umano, tant'è che scrive questo magnifico testo, Tabù, dove si permette perfino di costruire eh, un'ipotesi sull'origine della specie umana che fondata proprio su questa doppia. Eh, matrice dell'edipo che è il divieto dell'incesto e il paricidio. No? solo che siamo agli inizi del novecento, già a quel tempo si stavano formando degli ricercatori che venivano da altre discipline tipo l'etnologia, l'antropologia che cominciavano a viaggiare, questa volta viaggiavano sul serio, andavano davvero in posti molto lontani e quindi erano in grado di verificare se questa Impianto della uh, psicologia, della psichiatria e della uh, psicanalisi di origine europea pote potevano o meno avere valore generale per tutti gli umani. Malinowski, Bronislav Malinowski, se ne va alle isole Trobriand, studia, fa un, un, un lavoro profondo di tipo etnografico, torna e dice: guardate che lì l'edipo, come viene descritto in psicanalisi non, non si dà questo eh, è un fu vissuto in particolare da freud ma dagli psicanalisti del gruppo di psicanalisti dell'epoca come una minaccia alla costruzione che stavano loro stavano facendo tant'è che eh, freud poi invia tra virgolette come eh, un suo allievo gesaro Rohaim, che era un psicanalizzato e uno psicanalista e un antropologo di formazione lo invia in Australia per raccogliere dati e informazioni che potessero contrastare il discorso di Bronislaw Malinowski ma a oggi credo che sia dopo tutto da allora è passato un secolo ci sono state una quantità di eh, dati che provenivano anche da altre scienze da altre discipline umane però eh, credo che appunto, oggi eh, eh, un'analisi critica del, <coughs> dell'edipo psicoanalitico freudiano e della sua universalità abbiano fatto dei passi avanti molto importanti e aperto diciamo, delle faglie molto grosse in questa pretesa eh, della psicanalisi di Freud in particolare di parlare a nome di tutti gli umani. Naturalmente, più il tempo passava, più eh, sempre in questo travaglio di fare scienza, no? fare scienza della psiche, altre competenze, altre persone entravano, altri ricercatori anche molto ferrati. Uno, e qui siamo all'inizio dell'etnopsichiatria attuale, Georges Deveret. Che appunto era di formazione antropologo. Poi si è messo, a cercato, e poi alla fine della sua vita è riuscito a farsi accettare nella Società Internazionale di Psicanalisi, Georges Devereux, che ha lavorato a lungo in, in America, nel Nord America, soprattutto con i nativi Mojave, e poi ha lavorato in Vietnam con dei gruppi Sedang Moi, e ha cominciato a costruire una teoria dell'umano che andava oltre la posizione eh, freudiana, nel senso che eh, mh, ha cominciato a... Um, Vedere gli umani, le persone, non come individui, cioè non solo come individui, cioè come portatori di una biografia e di un loro inconscio, ma ha cominciato a vederli attraverso lo sguardo di due discipline: quella psicologico-psicoanalitica, al quale si era formato, e quella etnografica e antropologica, in cui la persona che uno ha davanti non è. Eh, fatto solo del suo interno, ma è anche un rappresentante di un mondo, di un gruppo, di un'etnia, no? cioè quindi è anche un essere culturale porta con sé di, e attorno a sé una specie di nuvola di eh, relazioni, oggetti, pensieri, eh, connessioni che eh, sono attive e che lo istituiscono come eh, soggetto di cultura. No? Di De adesso sta circolando questo film CMP che è stata una messa in scena di del una delle sue opere maggiori che è questa psicoterapia di un indiano Mojave dove lui forse l'unico testo oggi esistente, un testo grosso così, non credo che sia stato tradotto in italiano, dove lui racconta seduta per seduta la sua psicanalisi di un indiano delle pianure dell'Americana. Il film non, non rende la forza proprio teorica e metodologica di quell'uomo in quel lavoro. No? Il film è abbastanza lo riduce a uno psicanalista transculturale, a uno psicanalista capace di capire la cultura dell'altro, ma non lo vede per quello che lui è stato, cioè è stato uno scienziato che ha cercato in modo molto difficile, e scomodo, di fondare una visione dell'uomo e della sua componente psicologica su questo doppio registro, che lui ha fondato questo eh, approccio complementarista, no? cioè tu vai avanti con la tua lettura psicologica, psicodinamica, fino a quando questa rende dal punto di vista... Di conoscenza, poi quando arrivi a un punto in cui non rende più, leggilo dal punto di vista antropologico, leggilo per tutto quello che ha dietro di specifico del suo mondo, della sua cultura e poi metti insieme le cose, no? e lui su questo ha costruito un metodo di lavoro molto forte. E qui siamo già nell'etnopsichiatria, nell nell'etnopsichiatria no? attuale. E poi ci sono stati eh, tutta una serie di eh, movimenti interni, invece proprio la psichiatria eh, medica, che hanno cominciato a introdurre punti interrogativi no, su questa eh, connessione così forte tra eh, il disturbo psichico e la sua base naturale, eh, universale, organica, umana. Ci sono stati degli studi molto interessanti. C'è stato questo studio, per esempio, dell'OMS, eh, l'International Pilot Study on Schizophrenia e poi quello che è seguito sulla depressione, che hanno aperto degli interrogativi molto importanti. Non che questo abbia distrutto diciamo, la visione eh, biologica o eh, naturale del disturbo psichico, ma l'ha complessificato. E, eh, <coughs> Finalmente, eh, questo sforzo diciamo, scientifico di costruire una scienza dell'umano o una conoscenza dell'umano, che non fosse eh, soprattutto della componente immateriale degli umani, che non fosse così prigioniero della medicina eh, biologica, no? cioè che fosse aperto anche all'intervento di altre competenze, di altre eh, scienze della psiche. No? cioè voglio dire, le discipline umane applicate sono anche eh, scienze della psiche, cioè l'antropologia, l'etnologia, la, la filosofia, la sociologia, no? hanno prodotto nel, poi nel, negli ultimi decenni un, un lavoro che poi è stato preso dall'etnopsichiatria ed è stato utilizzato per costruire la base eh, teorica, il modello di mondo, il modello di umani eh, propria dell'etnopsichiatria attuale. Ma eh, la storia eh, di ciò che l'incontro con l'altro ha fatto alle discipline della psiche non si esaurisce a questo, in, in questo capitolo di scienziati, di gente di conoscenza, di gente che aveva questo eh, bisogno di eh, capire, di definire che cosa sono gli umani, no? sia nella loro individualità sia nelle loro eh, società. C'è stato un altro eh, motore che ha portato Avanti l'etnopsichiatria è stato il fatto che alcuni medici, psichiatri, psicologi, psicanalisti si sono trovati viaggiando, andando fuori dal punto dall'Europa in contatto con gruppi umani che avevano sviluppato degli altri sistemi di lettura e soprattutto di cura di quello che noi chiamiamo disturbo psichico. Cioè c'è stata un'esposizione in questo noi eh, possiamo per comodità far risalire alla metà del secolo scorso un'esposizione di eh, medici e psichiatri, psicologi e psicanalisti a eh, <coughs> altre, altri mondi. E questo non ha interessato, non gli ha interessato solo <coughs> per quello che riguarda la possibilità di sviluppare una teoria o una conoscenza dell'umano più completa e più complessa, ma siccome i medici, gli psichiatri, gli psicanalisti sono anche degli artigiani, o forse soprattutto degli artigiani nella, se uno dovesse valutare la loro posizione epistemologica, eh, si sono molto interessati a quello che facevano questi altri artigiani. Cioè, sta a vedere che c'è un modo di lavorare che dà dei risultati che noi non conosciamo. No? Così come i medici al tempo, fino al tempo della conquista. I eh, medici spagnoli che andavano al seguito delle spedizioni hanno cominciato a interessarsi molto attivamente alle piante che questi curavano. L'inizio di una buona parte della farmacologia attuale e eh, poi di tutta la tendenza fitoterapeutica europea è lì, è lì perché lì eh, questi hanno trovato degli esperti che eh, lavoravano con una quantità di risorse vegetali che da noi non c'erano. Immaginate cos'era, appunto la ricchezza di quella flora e gente che aveva messo a punto sistemi per lavorare con queste cose quindi c'è stata progressivamente un'ibridazione tecnica da artigiani cioè io incontro te, tu lavori il legno in questo modo con questi strumenti riesci a fare cose che io non faccio, fammi capire no? e metto insieme per cui appunto alcuni come si sa alcuni dei farmaci fondamentali anche d'uso nella psichiatria del, del secolo scorso venivano da eh, piante già usate in medicina tradizionale di altri mondi per eh, analoghi eh, problemi. Questo eh, contatto con altri mondi ha eh, creato eh, anche qui una eh, complessificazione del nostro modo di eh, lavorare, sollevando delle domande molto interessanti e anche abbastanza inquietanti a volte. No? Mm, qui ci sono infiniti riferimenti, episodi, storie, che, mm, il più antico per cui io vorrei eh, in qualche modo se dovessi decidere quale eh, santo, tra virgolette, istituire. Come padre del, di riferimento dell'elettropsichiatria eh, penso, penso a Alvar Núñez, detto Cabeza de Vaca, che nel 1520 eh, finì in naufrago sulle coste dell'America e poi, eh, nudo, eh, insieme a due compagni, ma letteralmente nudo, per ritrovare altri spagnoli, eh, per otto anni fece 2000 km a piedi nella foresta e sulle montagne eh, de, di quello che adesso è il Messico e eh, Florida. E per, facendo questo ha dovuto spogliarsi, ma non per scelta, ma perché così era andato, di tutto quello che lui aveva come strumenti e progressivamente anche di visione del mondo, perché per eh, otto anni per sopravvivere ha dovuto fidarsi e affidarsi dei gruppi nativi che incontrava e eh, finalmente divenne un guaritore che eh, mescolò le cose che aveva imparato in Spagna, perché quando partivano, eh, lui era tesoriere in una flotta, quando partivano per eh, queste missioni esplorative no? cioè, al Nuovo Mondo, avevano sempre anche una formazione medica ovviamente. Quindi lui fondò questa sua formazione con tutto quello che incontrò per sua, per, nella sua strada e quando eh, incontrò spagnoli in Messico dopo i suoi otto anni di peregrinaggio eh, arrivò a questo uh, posto dove stavano gli spagnoli seguito da un centinaio di indios di cui alcuni erano suoi allievi alcuni erano suoi pazienti eh, Alvar nella prima fase della sua esperienza eh, fu schiavo di eh, due sciamani due guaritori eh, nativi e quindi eh, imparò delle cose, no? quindi lì fu diciamo, il primo esempio di un'ibridazione, ma poi ce ne sono stati eh, altri. A volte i ibridazioni nella persona del, del, del terapeuta, a volte ibridazioni invece di sistemi teorici, no? cioè senza mescolare le cose, però... Sì, questo funziona, la mia cosa funziona a senso, a dignità, ma anche la tua funziona a senso, a dignità, in un altro mondo, in un'altra logica, in un altro sistema. Però io non sono più in grado di dire che la mia scienza è la tua superstizione, o meglio sì, però a questo punto eh, se la mia scienza è la tua è una conoscenza eh, che ha lo stesso tipo di coerenza interna e anche lo stesso tipo di eh, effettività. Perché, come poi appunto, è stato scritto da Isabel Stengers, eh, è possibile guarire per cattive ragioni? No? Cioè, la guarigione non è legata al fatto che ci sia una eh, rispondenza tra l'esito del processo terapeutico e la sua dimostrabilità con la metodologia che, eh, scientifica che noi adottiamo. No? La gente guarisce per le cose. In modo come sanno benissimo gli esorcisti, i sacerdoti, i terapeuti di infinite eh, formazioni. Ci furono eh, sempre in questo campo del confronto tra, tra artigiani, ci fu anche l'esperienza, eh, metà del secolo scorso, del, della, della, prima del colonialismo e poi della cooperazione internazionale. Allora il colonialismo, l'esempio più eh, classico che, appunto, nella, nella storia eh, dell'elettronopsiciatria è quello di Henri Colombe a Dakar. Henri Colombe era un medico, psichiatra e psicanalista francese militare che fu mandato dal governo francese per eh, ammodernare l'ospedale psichiatrico di Dakar. E lui si rese conto che non era possibile importare lì la nostra psichiatria e la psicanalisi, perché eh, prima di tutto era impossibile realizzarle in contesti di quel tipo, dal punto di vista proprio logistico, pratico, materiale, economico, ma anche non erano modelli in grado di capire quello che lì stava succedendo. Cioè il disturbo che la gente, ebbe, la gente che veniva portata lì dalle campagne senegalesi non era in nessun modo riducibile per la fenomenologia della, della, della crisi a eh, qualche cosa che eh, noi conoscevamo. E eh, la soluzione a questo tipo di crisi eh, a volte avveniva attraverso un, il lavoro di un guaritore locale. Più che attraverso un lavoro di tipo psicoanalitico, oppure psicologico, oppure psichiatrico. Tant'è che Colomba, alla fine, davanti all'evidenza di questo fatto, tra l'altro, Colomba contattò i nativi senegalesi di quell'epoca, fondi, profondi, eh, attraverso la sua passione della caccia. Questo che lo portò a <coughs> entrare sempre di più in contatto con le tribù native, perché eh, in Africa, appunto. Eh, non si caccia nessun bianco, soprattutto a quell'epoca nessun europeo poteva immaginare di andare a caccia per la savana se non accompagnato da uno o due cacciatori locali. E i cacciatori in Africa sono eh, esperti non solo della caccia, ma di tutto il mondo naturale. Quindi sono esperti delle piante, sono esperti delle piante che curano, eh, sanno gli animali velenosi, sanno e insieme a questo hanno anche tutta una visione della componente. Chiamiamola in modo grossolano animistica, no? cioè della, della parte selvaggia, della parte non umana del mondo, no? per cui eh, conoscono come avvicinarsi agli animali, come evitare gli animali pericolosi, eccetera. Che di Colomba, attraverso i cacciatori, è arrivato ai guaritori e attraverso i guaritori è arrivato a quel tipo di visione del mondo e di visione della sofferenza degli umani, di cura degli umani che poi ha importato nel manicomio, nell'ospedale psichiatrico di Dakar, dove tra l'altro ha creato un'equipe interdisciplinare, che poi fu un'avventura di una decina d'anni, ventina d'anni, con psicologi, antropologi, sociologi francesi, senegalesi, eccetera, che hanno prodotto una quantità di eh, pubblicazioni e di dati scientifici tuttora fondamentali per psichiatria attuale. Quindi l'etnopsichiatria da un lato nasce in que da, da questo tentativo di fare scienza, andando, scienza della psiche intendo dire, andando a vedere se altrove gli umani reggono le nostre categorie, i nostri modelli, andando a, a provare, a vedere come funzionano in contesti molto diversi dall'altro lato nasce dal fatto che effettivamente cioè, abbiamo constatato che eh, altri sistemi all'interno delle loro culture sono più operativi, funzionano meglio e sono, hanno la stessa dignità epistemologica, la stessa coerenza di quello che può avere la psichiatria e la psicanalisi nel nostro mondo. Quindi come se ogni mondo avesse costruito, e questo mi sembra abbastanza comprensibile e anche logico, avesse costruito il suo modo di eh, come dire, rivestire la crisi della presenza, per usare un termine di De Martino, quindi di ammalarsi e dall'altro lato avesse anche costruito il sistema per eh, fronteggiare, no? per cercare di risolvere o di guarire questo tipo di crisi. Questo rapporto così stretto e in qualche modo Costitutivo tra la forma che la sofferenza prende e il dispositivo, la modalità per occuparsene, Ernesto De Martino l'aveva descritta nel suo studio sul Tarantismo. No? C'è questo libro suo bellissimo, La terra del rimorso, dove proprio questa indissociabilità tra eh, la forma e il formato de, di una sofferenza che inizialmente non ha nome, che trova il suo nome e la sua forma nel dialogo con l'ambiente circostante, quindi anche con l'ambiente sociale, con l'ambiente culturale, e poi eh, il, il dispositivo tecnico che il gruppo ha costruito per fronteggiare e risolvere quel tipo di sofferenza, questo stretto legame che è locale non è genericamente umano, è locale, questo fatto è venuto fuori in modo assolutamente evidente in tutte le esperienze di tentativo di esportazione di psichiatria in mondi altri. Questo è stata per esempio la mia esperienza africana, cioè io ho Lavorato circa una quindicina d'anni in, in Africa, poi ho lavorato anche in altri mondi, ma insomma soprattutto quello che mi ha eh, costruito diciamo, è stata questa esperi dopo esperienza dopo l'esperienza mia di formazione eh, psichiatrica, eh, psicodinamica, medica nel mio, nel mio mondo, quello che poi però mi ha eh, spinto dove sono adesso è stata questa lunga esperienza africana in particolare in un centro che abbiamo messo in piedi e gestito per un decennio con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto di Psicologia di Roma e con il Ministero degli Esteri in Mali, dove abbiamo creato un centro di studio sulle medicine native, sulle medicine indigene, in tutti i loro campi e in particolare nel campo, tra virgolette, PSI per cui abbiamo registrato centinaia di ore di interviste con i guaritori più famosi della zona, abbiamo aperto delle attività ambulatoriali dove il medico, lo psichiatra, lo psicologo lavoravano sempre con il guaritore e con gli interpreti e mediatori. Quindi già lì si è cominciato a configurare il setting etno psichiatrico e etno-psicoanalitico attuale che oggi è utilizzato in Europa. E lì sono venuti fuori anche tutta una serie di constatazioni sulla specificità appunto del, dei modelli umani, del, delle forme di malattia, del, dei dispositivi che vengono messi in atto per rispondere a questo tipo di sofferenza immateriale, ma a volte anche materiale degli umani. Oggi, adesso per dire l'attualità, è in corso un, un lavoro tra Genova e, e Firenze e eh, Lima e Tarapoto, Lima e Tarapoto sono in Perù, eh, sulla possibilità di eh, aprire dei percorsi di presa in carico di tossicodipendenze. Gravi o meno gravi, utilizzando eh, risorse miste, cioè risorse che vengono dal nostro sapere medico, psicologico, psichiatrico, ma anche risorse che vengono da ehm, saper fare, di, soprattutto uh, di, di latinoamericane. Cioè, ormai in latinoamerica America i centri di cura di tossicodipendenze gravi che usano anche competenze cu del curanderismo locale, soprattutto piante. Eh, locali sono diffusissimi, ci sono in corso valutazioni eh, soprattutto nordamericane, eh, di scienze diciamo, dure, no? eh, molto attenti, perché pare che eh, dalle informazioni che ci sono eh, oggi pare che appunto abbiano dei risultati che noi non abbiamo attraverso il nostro. I nostri approcci a questo tipo di problemi. Quindi, ancora adesso c'è questo, è tuttora, no? cioè è, sono attivi dei campi dove questo incontro con altri mondi, altri saperi, altre concezioni dell'umano, altre concezioni di malattia, altri modi di cura, eh, sono generativi di qualcosa che però non appartiene più a nessuno. No? Cioè, non è più né della psichiatria né della medicina né, de, né del curanderismo né dello sciamanesimo. C'è qualcosa che si sta costruendo e per costruirsi, e questo è fondamentale, deve costruire una metodologia della relazione con l'altro che non passi attraverso l'indebolimento né di un sistema né dell'altro, ma che passi attraverso una messa in comune là dove è possibile di eh, strumenti e di possibilità interpretative che costituiscono un guadagno dal punto di vista operativo della conoscenza, ma dove là non è possibile occorre che le alterità siano rispettate e le differenze siano eh, onorate. No? Per cui l'esito di questo processo non è eh, si spera eh, quello di, di produrre degli medici sciamanizzanti o degli sciamani che fanno finta di essere medici, ma l'esito di questo processo è il fatto di creare la possibilità a due strade che hanno avuto storicamente percorsi diversi, uguali per dignità e per coerenza, quando lo sono, perché poi il campo della psichiatria e della medicina... Ci sono anche molte incoerenze e molti eh, esempi di cosa non si dovrebbe fare, però quando sono nel loro meglio allora hanno pari dignità e hanno diritto e anzi forse sono richieste eh, di eh, confrontarsi e parlarsi attorno allo stesso tavolo e poi vedere cosa si può fare. No? A volte alcune cose si possono fare insieme, altre volte no. A volte il medico, appunto lo psichiatra, può prendere in prestito degli strumenti, a volte il guaritore può prendere degli strumenti della psichiatria. C'è stato tutto un dibattito in Africa se era il caso o non il caso di eh, insegnare ai terapeuti iniziati nei disturbi che noi chiamiamo mentali l'uso di alcuni farmaci eh, neurotropi, neurofarmaci. Così come si insegnava ai promotori di salute, cioè a gente che a volte non minimamente sapevano leggere o scrivere, contadini, si insegnava loro l'uso del chinino, no? per la malaria. Quindi lì c'è stata poi a un certo punto una discussione, questi guaritori iniziati alle cose nascoste, ai segreti, a quello che noi chiamiamo eh, psichico. No? spirituale, soprannaturale, diametro come volete, guaritori che lì hanno fatto un'iniziazione, queste iniziazioni sono storie di una vita, non sono cose che uno impara al mercato, no? questi hanno o non hanno diritto a essere formati all'uso di qualche tipo di psicofarmaco eh, non, che possa essere gestito da loro senza eh, eccessivi rischi, questo è stato un dibattito per un bel po' di tempo che è rimasto aperto. Così come eh, io vengo dalla regione toscana, nella regione toscana sono aperte eh, sempre di più delle porte alle medicine non convenzionali, all'uso di, eh, appunto, addirittura al fatto che si comincia a pensare a un percorso di eh, presa in carico di certe forme di tossicodipendenza utilizzando delle metodologie di lavoro che vengono dal curanderismo sudamericano dice che insomma finalmente sembra che stiamo uscendo da questa presunzione europeocentrica come la chiama Ernesto De Martino di essere noi gli unici depositari di verità perché siamo scientifici perché la scienza è quella che svela la natura ora però il, il travaglio in corso in alcune discipline che sono fondamentali nella nostra scienza, come la filosofia, l'antropologia, l'etnografia cominciano a vedere questa cosa in altri termini. Bene, eh, fin qui siamo più o meno arrivati nel percorso eh, dell'elettroni-psichiatria, che quindi per quello che mi riguarda copre tutto il secolo scorso, eh, si aff affaccia al secolo attuale, già con una sua eh, strutturazione e una sua strumentazione, direi, no? cioè, sia epistemologica che tecnica, una sua metodologia dell'interdisciplinarietà, eh, per cui appunto questa idea del complementarismo di Georges Devereux si è poi articolata in una relazione eh, sapiente tra discipline eh, della psiche. Entriamo appunto nel, eh, nel secolo attuale in Italia con eh, l'emergenza diciamo, migratoria. Io ero in Italia, già ero tornato dall'Africa, stavo lavorando, eh, ciao, stavo eh, lavorando, facendo sempre lo stesso mestiere in altri posti, in Guatemala e in altri posti quando appunto è arrivata la cosiddetta emergenza migratoria italiana, siamo alla fine degli anni 90, e quindi siamo stati arruolati, tutti noi, che venivamo da altri eh, mondi, da altre esperienze, siamo stati arruolati nel tentativo di aiutare gli operatori, soprattutto della, della scuola, dell'educazione e della sanità, al contatto con alterità eh, non, eh, non conosciute, che non avevano storia nel nostro mondo. No? In Francia l'avevano già a lungo, in Inghilterra l'avevano a lungo, in Nord America non ne parliamo, ma l'Italia non è mai stata un paese eh, esposto a un tipo di ibridazione così importante e eh, così numerosa e così svariata. Per cui lì eh, il nostro, eh, noi non avevamo neppure noi nessuna esperienza di questo tipo. No? Per cui il nostro riferimento lì è stato l'etnopsichiatria francese. Francia, appunto Devereux e i suoi poi allievi eh, avevano aperto delle esperienze di presa in carico psichiatrico, psicologica, psicoterapeutica di eh, rappresentanti di che venivano da altri mondi che presentavano dei quadri psicopatologici che non erano. <coughs> Integrabili in quello che gli operatori qui avevano conosciuto attraverso i loro studi di psichiatria o di psicologia e quindi eh, ci fu tutto un periodo. Eh, tra l'altro, appunto, eh, ci fu anche eh, un passaggio genovese con Tobinatan eh, in cui eh, cercammo di apprendere quello che i francesi stavano già facendo e gli inglesi stavano già facendo in questo campo, <coughs> poi. Eh, Tobinatan era un è ancora, anche se adesso è uscito dal campo dell'etnopsia, ma era anche un a lui noi dobbiamo molto, nel senso che era un provocatore, una, uno che sfondava porte da un certo punto di vista, e ha aperto molte porte a questa eh, possibilità di un confronto alla pari con altri sistemi sapienti di cura. No? E così è cominciata l'esperienza diciamo, di un'etnopsichiatria clinica in Italia, che oggi prevalentemente eh, si svolge in, in alcuni posti, in attività eh, cliniche all'interno di gruppi, sono soprattutto eh, onlus, centri di presa in carico della sofferenza dei migranti, luoghi di volontariato che hanno ambulatori di etnopsichiatria e invece a volte si svolge come eh, formazione delle eh, operatori, di se, delle, delle strutture, dei servizi eh, sanitari e pubblici al rapporto con eh, rappresentanti di culture altre e questa è una richiesta che eh, diventa sempre più frequente per cui attualmente siamo abbastanza sollecitati in questa direzione. Nel frattempo, eh, attraverso tutto questo percorso che ho cercato per sommi capi di eh, mostrarvi, eh, si è costruita ormai nel corso di più o meno un secolo una teoria e una pratica etno-psichiatrica che ha permesso l'apertura di. di eh, percorsi di insegnamento, perché appunto eh, attualmente in Italia noi abbiamo aperto una scuola di specializzazione in etnopsicoterapia, approvata dal Miur, e eh, stiamo facendo, abbiamo fatto dei master di eh, etnopsichiatria qui a Genova negli anni passati, che erano aperti a, in generale, non soltanto a terapeuti ma anche operatori della scuola, erano dei master di un anno. Che servivano per dare proprio un'apertura un, un, di sguardo, no? Poi eh, in, da questo punto di vista eh, si può dire che eh, l'etnopsichiatria è una mentalità, no? cioè un modo di vedere le, le cose, no? che vedono eh, dove eh, la parte individuale, psicologica è vista eh, a fianco di quella culturale di gruppo etnica, no? Sviluppando le competenze di leggere sia l'una che l'altra. Mentre, appunto, l'etnopsicoterapia è un'altra storia, no? nel senso che eh, comporta la possibilità di mettere in piedi un setting terapeutico che ha eh, un'intenzione eh, terapeutica e eh, in alcuni casi trasformativa, cioè soprattutto nel campo dell'etnopsicanalisi. Cioè, quindi. Eh, necessita di una formazione specifica esattamente simile a quella di uno psicoterapeuta, o di uno psicoanalista, dove eh, il, il lavoro è ehm, anche sul versante appunto eh, culturale, nel senso che per esempio eh, il, il lavoro sul proprio controtransfert non è più soltanto attraverso il proprio controtransfert personale, ma è un lavoro sul controtransfert culturale. Per lavorare sui movimenti che il terapeuta ha di ehm, collusione o di rifiuto dell'altro in quanto rappresentante di un mondo altro, eh, il terapeuta deve eh, prima di tutto eh, diventare consapevole su, del, delle sue proprie radici, dei suoi propri attaccamenti, delle sue proprie appartenenze culturali. E questo è curioso perché. Eh, dovrebbe essere così chiaro, così evidente, ma non lo è, e perché c'è un equivoco di base che è quello che è diventato evidente quando siamo andati al MIUR a presentare il nostro progetto di scuola di etnopsicoterapia, quando il, ci hanno obiettato che eh, se noi formiamo degli psicoterapeuti per eh, curare gli altri, gli etnici, eh, non diamo loro le competenze per curare i romani, per esempio, no? cioè, i figli della eh, borghesia romana. E questo presuppone un'idea curiosa di fondo, no? soprattutto per gente del mestiere, che è il fatto che gli altri sono etnici e noi no, e noi siamo gli universali. E questo è un equivoco di, di base, no? perché finché noi non riusciamo a vedere noi e le nostre discipline, la scienza che professiamo, come un prodotto storico, cioè una cosa che, eh, alla quale noi apparteniamo, e quindi il prodotto di una storia specifica, e quindi se vogliamo di un'etnia specifica, di una cultura specifica. Finché non ci vediamo in questa nostra particolarità e continuiamo di, a pensare di essere i veicoli eh, di una visione del mondo e di una verità eh, che ha diritto di imporsi come, e di pensarsi come universale, allora non riusciamo a lavorare in un'etnopsicoterapia o in un'etnopsicanalisi come si dovrebbe, per cui per esempio la scuola di etnopsicoterapia prevede un lavoro analogo a quello che una persona fa quando fa una formazione psicodinamica sulle proprie radici, sui propri attaccamenti fondamentali e sulla forza che questi attaccamenti danno da un lato e sui impedimenti che a volte questi attaccamenti producono da un altro punto di vista. Insieme a questo percorso <coughs> di eh, formazione eh, appunto approvato dal Biur c'è un percorso di formazione per invece mediatori etnoclinici che eh, non richiede necessariamente essere medici o, <coughs> o psicologi ma... Eh, può essere eh, aperto a antropologi, filosofi o comunque persone che hanno eh, sociologi o che hanno, vengono da discipline, altro tipo di discipline umane applicate. Per concludere eh, vorrei dire che eh, questo equivoco di cui vi dicevo, no? cioè il fatto che l'etnopsichiatria sia una cosa che riguarda gli stranieri, gli altri, perché loro sono portatori di una storia particolare, mentre noi siamo i rappresentanti di una storia universale, è ancora più eh, <coughs> buffa da un certo punto di vista, è controproducente perché per esempio eh, l'attenzione che adesso è in corso rispetto alla psicopatologia delle nuove generazioni nell'ipermodernità, cioè tutte le, le cose che eh, i contributi teorici e pratici che vengono da varie parti rispetto a come si può capire il disagio giovanile, per esempio nel nostro mondo, o quello che sta succedendo nelle configurazioni psicologiche tradizionali oggi nell'ipermodernità o nella relazione con i nuovi ambienti digitalizzati e tutte queste cose qui, è una cosa che appartiene a una storia particolare. È vero che ovunque nel mondo eh, oggi c'è una uh, diffusione di strumenti, ma eh, in altro modo, con una minore densità, quindi c'è qualcosa di specifico del nostro mondo dal punto di vista del tipo di sofferenze di psicopatologia. No? Immagino che quando voi aprite un giornale la mattina certe cose continuano a sorprendervi, no? quindi, <coughs> voglio dire, questo tipo di eh, eh, approccio, eh, questo tipo di etnopsichiatria, cioè questo modo di guardare. Eh, la persona in una stretta relazione con le sue radici culturali, con l'ambiente in cui evolve, con i dispositivi e le proposte che l'ambiente in cui evolve mette a disposizione per curare i momenti di crisi della presenza, eh, secondo me è di un'assoluta attualità anche qui. Quindi non, eh, credo che convenga uscire da questa idea che l'etnopsichiatria sia una questione per magrebini o per peruviani o per gente che viene dal Bangladesh. No? Cioè, l'etnopsichiatria è un modo di lavorare parallelo a quello della, della psichiatria che ha messo insieme alcune cose e che dialoga con i diversi sistemi e ha sviluppato in qualche modo una un saper fare negoziale tra diversi mondi, sostanzialmente questo. Questo più o meno era quello che ho provato a dirvi rispetto all'etnopsichiatria attuale, dentro la quale eh, sto lavorando, e che secondo me è quella che sta in qualche modo <coughs> dando eh, maggiori frutti, no? e, e grazie per l'ascolto.